Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Leonardo, una grande prestazione, un Mattioli ritrovato con il gol, ma soprattutto grande leader di squadra. Sì, è stata una buona prestazione, personalmente sono abbastanza soddisfatto, però chiaramente i tre punti, quelli dobbiamo portarli a casa, questo è un altro pareggio che va a sommarsi a quelli che purtroppo sono delle vittorie mancate, non delle sconfitte evitate, quindi sì, resta rammarico per i tre punti. Ecco, contro il Belluno era una partita dichiarata difficile, intensa, agonisticamente da giocare per 95 minuti, contro un centrocampo che è molto tosto. Sì, ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata così, sapevamo che erano molto aggressivi, sia con i quarti dei loro esterni, diciamo, sia con i mediani, infatti è stata così la partita. Però abbiamo trovato delle buone geometrie, abbiamo trovato degli spazi che sapevamo che ci avrebbero concesso. Abbiamo giocato la partita che dovevamo fare contro una gran bella squadra. Ecco, dopo l'infortunio, che campionato stai vivendo? Beh, è un campionato sicuramente di alti e bassi. Sto cercando di ritrovare un po' di continuità, chiaramente serve quella per riprendere tutta la fiducia che magari manca al 100%. Ecco, il Cartigiano in questa stagione ha cambiato parecchi giocatori. Come hai visto i nuovi arrivi, l'integrazione in una serie di molto difficile e molto equilibrata? Beh, dici bene, quest'anno il campionato si è livellato verso l'alto,
non ci sono più squadre, diciamo, cuscinetto, non ci sono mai state in realtà, devo dire il vero, però comunque quest'anno si è livellato ancora di più verso l'alto, e però noi abbiamo, la società ha sempre fatto delle scelte ottime per trovare prima delle persone che si inserissero bene nel progetto, nella società, e poi che chiaramente di conseguenza rendessero anche nel modo giusto, insomma, come ci si aspetta qua a Cartigliano. Un autunno e un inverno molto difficile causa questo problema, ecco, nel giocatore cosa scatta nella testa quando viene a sapere che alle vigilia non può giocare la partita? Diciamo che noi dobbiamo essere sempre comunque positivi, partendo dal presupposto che ci stanno permettendo di fare quello che ci piace, di fare quello che amiamo. E sappiamo che l'inconvenienza è sempre dietro l'angolo e dobbiamo comunque rimanere sempre più possibile concentrati, anche se una partita salta all'ultimo secondo. Diamo una classifica dopo questa giornata: Luperense che perde, Trento che pareggia Bolzano, il San Giorgio che va a impattare 4-4 a Manzano, quindi non c'è pace per nessuno ai vertici. No, è una classifica corta, molto corta, perché comunque anche noi siamo a metà, ma ci troviamo a 7-8 punti dal basso, 7-8 punti dall'alto, quindi è molto corta e conferma il fatto che quest'anno si è livellato molto verso l'alto il campionato. Anche la classifica play-out si è mossa oggi con diversi punti conquistati dalle formazioni impegnate a uscire dalle secche. Voi questo pareggio lo considerate una pietra miliare per un rilancio e per agganciare soprattutto Bolzano e altre formazioni che stanno poco davanti a voi, tipo il Caldiro? Avevamo l'occasione di fare un bel salto oggi vincendo questa partita, il rammarico quindi è anche doppio. Chiaramente noi dobbiamo fare il calcolo solo su di noi, perché sotto abbiamo squadre che potrebbero salire da un momento all'altro, e quindi dobbiamo solo ragionare con la nostra testa senza fare tanti calcoli inutili in questo momento. Allora Stefano, un'altra grande prestazione tra i pari, ma come hai visto la partita, questo pareggio al Fair Play? Giocare qua è sempre difficile. L'importante per noi era non perdere, noi giochiamo sempre per vincere e ci sta che ci sono sempre partite difficili in Serie D, e l'importante era non perdere oggi e far punti. Ecco, una conferma che arriva anche dalle 4 vittorie esterne precedenti, oggi una gara di recupero per portare a casa un pareggio fondamentale per la vostra classifica. Sì, noi dobbiamo continuare partita, pallone su pallone, e cercare di fare sempre bene per raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, domenica scorsa contro il Caldiero una grande prestazione, due salvataggi miracolosi che hanno permesso al Bellone di vincere la partita, oggi altri due parate fondamentali, quindi questi interventi ti portano a arricchire un bagaglio che ti permette di garantirti il numero uno del Belluno. Ma non mi sento il numero uno del Belluno, io ogni settimana arrivo al campo il martedì e cerco di migliorarmi settimana in settimana e poi arrivare la domenica e dare il 100% per la squadra e per tutti. Ecco, nel corso del campionato ti sei alternato a Petterle, c'è rivalità tra voi due o c'è un'amicizia e anche una volontà di dare al compagno quella spinta necessaria per emergere? Io e Petterle ci conoscevamo già dai tempi delle giovanili del Vittorio, ci siamo ritrovati quest'anno qua a Belluno e prima di tutto sì, andiamo d'accordo, siamo degli ottimi amici e poi in allenamento ognuno cerca di rubare dall'altro. 2001, sei stato campione d'Italia di categoria, ricordi quel periodo? Sì, ma ormai è passato e adesso pensiamo solo al Belluno e portare a casa i nostri obiettivi. In questo momento state scalando le posizioni, anche c'è un torneo che si sta evolvendo, ma soprattutto la mancanza di questi recuperi non hanno definito la classifica, voi comunque state lì in agguato al playoff. Sì, noi come ti ho detto dobbiamo giocare partita dopo partita e la classifica la guarderemo alla fine e basta, perché anche dopo con tutti questi recuperi puoi essere lì in alto e poi ritrovarti in un'altra posizione. Ecco, negli ultimi anni hai spaziato in diverse società, non hai mai trovato una collocazione definitiva, ora Belluno te l'ha data per recuperare quel terreno perduto. Sì, io mi trovo bene a Belluno e sono qui a dare il mio contributo. A Motta di Livenza e a Montebelluno cosa non funzionava?
Ma non è funzionato niente, cioè siamo andati, funzionato tutto per il meglio, e però le strade ogni tanto si dividono, ogni tanto continuano, e ormai sono qua e devo pensare solo al Belluno e non al passato. Buttiamolo un po' sul gioco e anche sul ridere, ti conosco da tanti anni, affronti ancora le patatine fritte che sono... No. Si è preso solo il Belluno e basta, è andato bene. Ecco, mercoledì arriva il Virtus Bolzano al Polisportivo, quindi un altro impegno importante. Sì, il Virtus Bolzano ha buona squadra, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare il meglio. Carico soprattutto questo Bolzano dopo il pareggio con il Trento. Appunto per questo dobbiamo fare un'altra super prestazione. Mario!